Sì, infatti avrei preferito non fare gol ma vincere la partita, ti dico la verità. Però sapevamo che loro fossero così fastidiosi davanti e mezza occasione sono riusciti a fare gol, quindi abbiamo fatto la nostra partita e va bene così, pensiamo già alla prossima. In questi casi se non si vince non si perde, quindi sappiamo benissimo qual è il nostro percorso, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili. È normale che non tutte le partite si riescono a vincere, non tutte le partite finiscono 3-0. In campo ci vanno anche gli avversari, loro sono un'ottima squadra, ci prendiamo questo punto. Più fastidioso. Più ostico Sì, dall'inizio campionato adesso sì, senza dubbio proprio. Poi infrasettimanale è ancora peggio. Ripeto, non è una novità, ecco, sapevamo contro chi giocavamo, conoscevamo soprattutto il mister, è normale. E ci hanno messo in difficoltà, la verità, è una squadra forte, organizzata. E, ripeto, quando non si riesce a vincere non si deve, soprattutto una partita così importante per tutti. Magari potevamo riuscire a chiuderla un po' prima, sarebbe stato meglio, però ormai è andata così e ci prendiamo questo punto. La dedica dovremmo averla vista bene Sì, fino no. a chiudere. Penso non ci sia dubbio sulla dedica, dedico a mia figlia che a gennaio sta per arrivare, quindi non vedo l'ora che arrivi gennaio. Erano anni che ci mancavano, dicevamo anche l'anno scorso, dopo il lockdown. Sono queste le partite che tutti noi vogliamo giocare. E fosse bello averli tutte le settimane, ogni domenica, sia in casa che fuori casa con noi. Io credo che dipenda da voi e se continuate su questa falsariga vi abituerete Sì, presto. ripeto, noi siamo contenti di quello che stiamo facendo. Sappiamo che il campionato non si vince a dicembre, ma ancora è lunga. Oh no, ripeto, ancora è troppo presto per uno stacco, l'importante è cercare di vincere ogni partita. È normale che il Catanzaro è una squadra forte, conosco tanti giocatori che stanno lì e so la mentalità che hanno, quindi sarà una partita difficilissima, però noi pensiamo a domenica, pensiamo al Francavilla.